Sferruzzando in compagnia tra una parola e l'altra è nata l'idea di fare del bene. Alcune donne di Vigonza hanno creato tutte insieme un grandioso manufatto in lana di 8 metri per 3 e un piede di 5 metri, la Calza della Speranza, composta da circa 30 coperte in lana in varie fantasie. La grande opera di artigianato resterà appesa al municipio di Vigonza fino a domenica. Le singole coperte che la compongono sono in vendita per la Città della Speranza. Un modo originale di riflettere sul Natale. La voglia e il bisogno di non stare soli, la voglia di condividere delle piacevoli ore passate assieme, delle chiacchiere in allegria, la voglia di dare una speranza a qualcun altro, perché chiaramente tutto ciò che verrà raccolto verrà donato alla Fondazione Città della Speranza, che dà speranza a quelle famiglie che si ritrovano da oggi a domani in un incubo senza fine. Tantissimi riescono a farcela, purtroppo ancora qualcuno no, ma sappiamo benissimo che la fondazione sta lavorando per arrivare a coprire anche questo margine. Le signore non hanno trattenuto nemmeno il costo della lana. La calza si potrà ammirare tutta intera anche domenica, quando in piazza Vigonza si accenderà il Natale. Chi fosse interessato all'acquisto di una coperta si può rivolgere direttamente all'assessore. Io, attraverso il mio canale Facebook, la mia pagina Facebook, quindi cercate Elisabetta Rettore, ho pubblicato tutte le foto, tutte le coperte disponibili con foto, misure, prezzi, è tutto chiaro, tutto in maniera molto trasparente. Ci sono anche già scritte quelle che sono prenotate, quelle disponibili sono lì, guardate, cercate, scegliete.